Allora, iniziamo subito. Per il sushi o per il kare raisu, che è il giapponese, vado ad utilizzare questo riso per sushi. Per il kare raisu, io ad esempio qui in questo caso ho utilizzato del riso ribe che va benissimo lo stesso. Ok, adesso io mi vado a regolare con un bicchiere di carta e vado, siamo diciamo tre persone, utilizzo 3 bicchieri e mezzo di riso proprio perché ci piace mangiarne di più. Di solito si utilizza un bicchiere di riso a persona, però dipende molto anche dalla fame che avete. Arriva la parte, quella lì un pochino più scocciante, cioè quella di lavare il riso. Se vedete quelle macchioline nere sulla mia mano, beh, avevo giocato con la mia nipotina con la penna e non voleva andare più via. Comunque questo qui, il riso per il sushi, vedete, ha dei chicchi un pochino più corti e più cicciotti. Comunque io sciacquo il riso e sciacquatelo delicatamente, quindi non andate a sfregarlo troppo. Sarà pronto quando l'acqua sarà diventata completamente limpida e io per farla diventare limpida l'ho sciacquato tipo 7 volte. Ok, ora vado ad aggiungerci 3 bicchieri e mezzo di acqua, quindi la stessa proporzione del riso, perché questo riso qui si cuoce in maniera più veloce e quindi gli vado ad aggiungere 3 bicchieri e mezzo d'acqua. Bisogna cuocerlo a fiamma alta fin quando l'acqua appunto bolle, dopodiché abbassate il fuoco e fate continuare la cottura per 10 minuti circa. Visto che a me non piace mettere lo zucchero appunto nel condimento del riso, perché di solito si utilizza zucchero, sale, appunto acido. Io quando bolle l'acqua, e giuro viene uguale, viene buonissimo il riso. Quando bolle l'acqua nel riso, io tolgo solo un attimo il coperchio per mettergli il sale. Soltanto a fine cottura vado poi a mettere l'aceto e vado comunque a sventolarlo, insomma, vado ad acidificare il riso. Io adesso sto pulendo il pollo perché appunto lo facciamo, si può fare sia col manzo che con il pollo. Potete farlo benissimo anche vegetariano, utilizzando soltanto le verdure, e vi assicuro che viene buonissimo uguale. Io non ho tutti gli attrezzi professionali per quanto riguarda appunto il riso, il trattare bene il riso, quindi comunque prendo un po' di aceto e con un mestolo, questo qui di legno, lo vado a riempire tipo a metà, non è proprio colmo colmo, e con un piattino rimanente delle feste di Natale vado a sventolarlo, giro il riso con l'aceto e lo sventolo, giro il riso e sventolo. Ne metto quindi non troppo perché il riso troppo acidulo non mi piace. Allora, ora veniamo appunto a quello che ci vuole per il condimento di questo curry giapponese. Utilizzo una cipolla, ne tolgo giusto una parte, quindi non tutta intera, questa qui è una piccolina. La vado a tagliare in maniera grossolana. Unisco la cipolla al pollo perché queste due vanno cotte un attimino insieme all'inizio. Dopo vado a sbucciare 3 patate, queste qui non sono grandissime, quindi comunque non c'è una dose precisa, mettete quello nelle quantità che più vi piace. Io utilizzo 3 patate e 2 zucchine. Allora ci vanno anche le carote, ma io mi sono completamente dimenticata di comprarle le carote. Comunque dopo averle lavate vado a tagliarle in pezzettini piccoli, tagliate più spessi se vi piace appunto nel brodo, diciamo, di curry la verdura un pochino più spessa. E dopo questi passaggi qui possiamo iniziare a cucinare il nostro curry. Curry fa molto fashion, curry. Quando l'olio è bello bollente, fate soffriggere insieme la cipolla e la carne. La faccio soffriggere per un pochino fin quando sia la cipolla che la carne prendono, tra virgolette, un po' di colore. E dopodiché vado a mettere il coperchio e faccio appassire un po' la cipolla, ecco. I miei termini sono da MasterChef proprio. Allora, dopo che sono passati un 5 minuti, gli metto all'interno anche la verdura e faccio la stessa cosa, giro un pochino la verdura nella carne e nella cipolla, gli metto il coperchio, le faccio, tra virgolette, appassire un po' per un 5 minuti. Ora questo qui è l'ingrediente principale, cioè il dado al curry. Io ho provato a farlo anche solo con la polvere in curry, di curry e non ha lo stesso sapore.
quello lì che vedete con la scritta blu è quello lì hot, quindi molto forte, e ne prendo soltanto un pezzettino, e poi prendo il medium hot e di questo ne utilizzo un pezzettino e mezzo, cioè per le dosi che ho fatto io per circa 3 persone, ecco così, per 3 persone è un bel piatto abbondante, utilizzo 2 pezzi e mezzo di dado. Ok, quando tra virgolette si è appassito un po' il tutto, metto dell'acqua fino a coprire appunto il tutto e poi gli metto sempre il coperchio e faccio cuocere. La cottura dipende da molto dalle verdure, in questo caso quando la patata era bella cotta sono andata ad aggiungere appunto il dado all'interno. Se vedete che il brodo è un po' acquoso, non preoccupatevi perché il dado servirà anche per restringere, il tempo che si scioglie restringerà anche il brodo. Per farlo sciogliere bastano di solito un 2-3 minuti. E questo qui è il risultato finale dell'appunto curry raisu. Adesso ci vado a mettere le bacchette vicino e invece qui poi abbiamo fatto un mega piatto di sushi. Buono! Spero vi piaccia questa ricetta e alla prossima. Ciao!